Sport di Rosso, siamo alla nuova puntata del Calcio dello Sport, siamo qua con Davide e parliamo di prima categoria. Prima di tutto dobbiamo dare una notizia che è uscita da poche ore, che è importantissima. È uscito il verdetto per quello che riguarda il Castelvetro, che è il caso Albevi, un giocatore che ha giocato la partita con Suzzara, e Suzzara Castelvetro finita 1-1, poi Suzzara ha fatto ricorso sostenendo che Albevi era squalificato ancora dalla scorsa stagione, così come non si era accorto nessuno finora, perché ha giocato le due partite. Suzzara ha vinto il corso, quindi la partita è stata data vita a tavolino 3-0 per Suzzara, che è sicuramente un peccato, con una giornata squalifica per Albevi. Però da un certo punto di vista siamo sollevati, perché tra le tante ipotesi si diceva che dentro ci potesse essere anche una penalizzazione per Castelvetro. Addirittura abbiamo parlato di un punto ogni partita, esatto, giocata, sarebbe stato un questo non si è verificato, almeno ha dato un provvedimento che si può stare, cioè vuol dire niente, non si poteva dare una partita persa per lì a tavolino, no. Ecco, quindi c'è una bella notizia, cioè bella no perché comunque parla di una notizia, diciamo, meno brutta di quello che si poteva pensare, però dall'altro lato il giudice sportivo ha invece calcato la mano con Ricci, che ha preso tre giornate, e veniamo a parlare della prima di domenica. Mi chiedo come sia possibile avere un ragazzo corretto, educato, tre giornate di scuola. Praticamente partita a Castelvetro calcinato, è stato espulso, lui tra l'altro per quel che abbiamo capito era convinto che fosse espulso per un'imprecazione, invece dall'altro lato atto di violenza. Quindi... non saprei, mi sembra, adesso non ho visto la partita, però ho quella sensazione che sia una balla dell'arbitro, perché non è solito a Risi. È un giocatore molto grintoso, ma non cattivo, diciamo. Ma sempre all'interno della correttezza. Comunque Castelvetro ha perso 1-0 con Calcinato che lo sappiamo è lo squadrone costruito per ammazzare il campionato, ha vinto 1-0 con un gol del solito Paghera, però dobbiamo dire che Castelvetro non ha fatto male perché contro un avversario così forte ha giocato alla pari, se non addirittura meglio, è stato sfortunato, poi ha avuto questo episodio arbitrario che ha penalizzato, quindi al di là del risultato... No, al di là del risultato io penso che sia comunque una parità positiva, perché ha giocato contro una squadra che sta ammazzando il campionato... Però adesso ancora c'è lo sposti primo, però sì, è destinato... Sì, una squadra, diciamo, che comunque sia ogni domenica... Si sta vincendo a Africa. E sono riusciti comunque a tenere la partita in equilibrio in maniera sicuramente, cioè, voglio dire, concreta. Dopodiché il gol è il solito Paghera, che segna sempre, se ci motiva la parte, 18-19, segna sempre e ci può cercare. Teniamo conto che Castelvetro non perderà da 9 partite. L'unico dato che analizzando, le ultime 7 partite ha subito solo 2 gol, non si è dato, ne ha segnati 4, quindi probabilmente deve cercare di fare qualche golettino in più. Sì, qualche golettino in più, nonostante comunque Scalinzi abbia visto il gol di qua. Sì, ha fatto 6 gol. Sì, probabilmente magari qualcosa di più nella fase offensiva. C'è da dire che avendo una fase difensiva così organizzata, magari si tende ad essere una squadra un attimino più guardina. Comunque, nel complesso direi che al momento la Castelvetro resta una situazione assolutamente così positiva, l'attesa di vedere come andrà la prossima partita. Poi Casabuttano è tornato alla vittoria, Casabuttano non vinceva 6 partite, ha fatto questa partita con 4 vittorie, ha perso solo col Calcinato, però ha fatto 5 pareggi. Finalmente è tornato a vincere, grande protagonista Carrara, che ha 95esimo ha fatto rigore, 1-0 gol di Castiglione, e quindi Carrara vittoria militata, cioè rigore, tipo rovinare la partita, Carrara è diventato protagonista della domenica e ci dicono che è inizio campionato che sta facendo molto bene. Quindi è un... Sono contento, è un ragazzo che aveva le qualità, non ricordo, quando ha iniziato a giocare con una squadra, eccetera, e mi fa piacere che ora stia affrontando una categoria comunque impegnativa a un buon livello. Ecco, c'è da dire che anche se ha preso 8 gol in 11 giornate, poi se consideriamo che 4 della Lazio Calcinato, che è una cosa a sé, in 10 partite, porto Calcinato, ha preso 4, quindi una difesa di ferro. Certo, non mi prende, tra Pregliati, Carrara... anche altri Casali da un hanno trovato sicuramente una buona organizzazione tra loro e quindi è un bel segnale questo, quando non prendi quanta cosa buttare terzo dietro le due corazzate spaventate calcinate e avanti così pochi gol sicuramente che farà il campionato, insomma, che potrà giocare invece lo stiamo facendo casa col Cultatino, stiamo terza sconfitta consecutiva e dobbiamo dire che sta facendo un po' fatica perché prende anche molto tanti gol, ha preso 24 che in 10 partite non sono pochi. Ha vinto solo una volta nelle ultime 9, non sono dei grandi nomi. Sappiamo che lo Stiano è destinato a un campionato un po' di sofferenza perché obiettivo la salvezza. Quindi... Sì, però. Però non è un bel momento. Probabilmente sì, dovrebbero magari
curare di più la fase difensiva, migliorare magari qualche dettaglio, perché probabilmente in effetti nella mano hanno subito un po' di loro partono spesso di passando gol nei primi minuti, c'è anche un approccio alla partita un po' più moroso. Dopodiché anch'io che dopo diventa difficile fare risultati, se si parte così dopo diventa veramente difficile. Per il momento la nota così della giornata è sempre con Lazzini, già 5 gol. Poi abbiamo il derby Pieve Robecco che è finito 3-0. Allora, analizziamo prima la sponda Robecco. Robecco è un po' in difficoltà perché ha fatto un punto nelle ultime 6 partite, che non è un gran bilancio. I gol subiti, anche se sono meno rispetto a primissime partite, comunque in tutto sono 33, quindi partite sono una media di 3 partita, che sono tanti. Quindi è un momento che anche Robecco deve registrare qualcosa. Avendo messo il fieno in cascina con quelle vittorie in quel tirato che ha fatto, in classifica non è mal messo. Quindi questo potrebbe dargli la serenità per affrontare un momento difficile senza troppa pressione addosso, perché non sono né ultimi né primi ultimi. Però è un momento che insomma bisogna trovare una soluzione. Vabbè, è positivo il fatto che si abbia il margine per poter ragionare più serenamente sul da farsi, però bisogna pensare che comunque sia 33 gol su troppi e che probabilmente qualcosina. Sì, loro so che hanno già cambiato il modulo rispetto alle partite un po' più. Il modulo, non so, magari provare a fare ancora qualcosa di più. Esatto, certo. Invece il Pieve 0-10, bella vittoria, la squadra si chiama potenzialità, la cosa che balza l'occhio è la differenza tra casa e trasferta. In casa una macchina, 4 vittorie, 2 pareggi e neanche un gol subito in 6 partite. In trasferta ha fatto un solo punto e ha segnato 3 gol e presi 9. Due squadre diverse, tra casa e trasferta. Quindi diventa importante la prossima partita in trasferta per vedere se riescono a fare casa. È un po' strano, secondo me, perché è una squadra di gente tutto più o meno esperta. Quindi è strano che ci sia un condizionamento legato a questo aspetto, che deve essere una cosa psicologica fondamentalmente, per cui sì, magari sì, esatto, è proprio un fattore psicologico, cosa che in una squadra di marchioni, perché c'è gente che gioca un po', sono ragazzi preparati, ragazzi che giocano a calcio e hanno sicuramente l'esperienza per poter affrontare con la mentalità giusta le gare che capitano. Quindi mi sembra anche strano questo discorso che in trasferta subiscano questo fattore, però magari mai, magari hai trovato proprio. Dipende anche dal calendario, come era un po' più difficile in trasferta, però è comunque una differenza notevole. 14 punti in casa, 1 in trasferta, anzi, basta l'occhio. E veniamo al girone emiliano della Casalese. Allora, Casalese ha perso col Filino, la sconfitta per come è stata ci può stare. Anche la Casalese ha un problema in trasferta, che è la quarta sconfitta di fila. Ed è la prima volta che non fa gol, ha sempre fatto gol, stavolta non è riuscita. Quindi un segnale negativo, ha perso la seconda sconfitta di fila, ha perso il campione di terreno. Casalese si scuola, però anche lei di vecchi mattini, sono Rivera, Tagliavini. No, sappiamo che comunque sia le cose non stanno probabilmente andando come pensavano. Secondo me, avendo una squadra di giocatori così esperti in categorie anche superiori, pensavano che per fare un campionato più in discesa, invece a quanto pare sta facendo un po' fatica, anche con i loro momenti. Beh, la classifica comunque, anche se peggiorata, secondo me dà a margine del recupero, perché le prime posizioni sono ancora lì e io dalla Casalese mi aspetto, la squadra secondo me ha le risorse per certo. Perché non è una squadra da metà classifica, tanto più forte, perché i giocatori ce li hanno. Sì, sì, anzi, una squadra che deve giocare con le aperte, secondo me. Esatto, quindi mi aspetto che riesca a risolvere questo momento un po' negativo di salire. E quindi vedremo come andrà l'anno prossimo, vedremo come andrà nell'altro girone. Lombardo, e ovviamente non ci auguriamo che le squadre cremonesi possano. Sì, ci auguriamo sempre che possano farsi valere, dai, che possano fare risultati. Quindi alla prossima settimana e buona serata a tutti.